Ci troviamo al Patronato Costantini di Vittorio Veneto e si apre oggi il nuovo anno accademico dell'Università per la Formazione Continua Ippolito Pinto. Tante le novità di quest'anno, Presidente, che cosa dobbiamo aspettarci? Tante le novità che sono ovviamente positive per il 38esimo anno di attività continuativa di questa università. Quest'estate abbiamo avuto dei problemini perché c'era una voce che forse si chiudeva, invece un gruppo di una quarantina di baldi nuovi consiglieri hanno eletto il nuovo consiglio direttivo e siamo entrati 9 nuovi consiglieri che sono riusciti a fare una, chiamiamolo, una proposta didattica sia a livello di corsi che a livello di quello che noi chiamiamo i corsi brevi che si tengono nella sala qua della biblioteca, e quindi tutto parte nel migliore dei modi. La realtà dell'Università Pinto è nota a tutti e soprattutto all'amministrazione. Avevamo temuto a un certo punto che ci fossero delle difficoltà per la continuazione di questa attività, di questo sodalizio. Invece abbiamo potuto notare con favore il fatto che ha saputo trovare all'interno dell'università stessa le energie, la volontà, la caparbietà per portare avanti questo antico disegno che potrà continuare nel tempo. L'amministrazione, naturalmente conscia di tutto quanto, è al fianco dell'università e ci saranno nuovi obiettivi, nuovi traguardi da raggiungere. Assieme faremo più strada. Un'importanza enorme perché ha un ruolo fondamentale sia dal punto di vista culturale ma anche e soprattutto aggregativo e sociale. Ci credo molto e da quello che vedo mi pare che sta ripartendo alla grande. L'università si rivolge sicuramente a un pubblico adulto, ma non solo, nel senso che noi abbiamo dei corsi decisamente, chiamiamoli didattici avanzati, che sono le lingue, la musica, abbiamo filosofia, sociologia, che sono corsi ormai che teniamo da diversi anni. Inoltre abbiamo corsi, chiamiamoli più per intrattenimento, che potrebbero essere l'intaglio su legno, il bricolage, la pittura su tela, e quindi cerchiamo di variare per soddisfare le richieste del pubblico, che è straordinariamente ampio. Io ho visto che abbiamo sì persone molto, tra virgolette, adulte, però sono venuti anche ragazzi più giovani, parlo di quarantenni, che vogliono acquisire nuove competenze. Quindi possiamo dire una proposta trasversale? Una proposta decisamente trasversale che si amplierà nel corso dell'anno. Penseremo, oggi noi partiamo con 12 corsi, quest'anno il nostro obiettivo è raggiungere 20 corsi continuativi e oltre 50, chiamiamoli, corsi brevi o lezioni che si terranno presso la biblioteca. Assessore, lei oggi farà parte dei relatori di questa apertura dell'anno accademico, di che cosa parlerà? Di un tema meraviglioso e pieno di promesse, quello delle Annunciazioni a Vittorio Veneto, un percorso attraverso delle opere d'arte che sono disseminate un po' ovunque nella nostra città. Qual è l'augurio che si sente di fare ai docenti e anche agli allievi dell'università? È bello avere una popolazione che decide di rimanere attiva anche quando non ha più 20 anni. Sì, è decisamente accattivante il tema. Non posso far altro che fare gli auguri che queste energie, questa voglia di fare continui nel tempo. E garantisco, visto alla fin fine quello che è l'impegno che abbiamo intravisto appunto con questo rinnovamento, che l'università possa continuare nel tempo con sempre maggior vigoria. Io ho avuto in queste 4 settimane di apertura delle iscrizioni, ho parlato veramente con tantissimi nuovi iscritti o vecchi iscritti però che non conoscevo, e devo dire che sono tutti entusiasti. Sono gente che ha voglia di imparare, ha voglia di occupare il tempo, e quindi c'è un'atmosfera assolutamente positiva e vogliosa di vedere queste nuove offerte dell'Unipinto. E poi ricordo che organizziamo anche dei viaggi che sono sempre molto 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 apprezzati dai nostri iscritti.